con Angela, cuore di donna, cuore atlante del percorso della nostra squadra. Oggi l'associazione di volontariato bresciana presente è cuore di donna. Vi siete fatti conoscere, vi siete fatti conoscere in tanti modi, insomma, con le vostre mille attività. Un messaggio molto chiaro il vostro, lo vogliamo ripetere qui. Sì, noi Cuore di Donna è un'associazione che si occupa di diffondere la cultura della prevenzione per quanto riguarda tutti i tumori femminili, in particolare quello del seno. Io voglio ringraziare la società Atlantide Pallavolo per averci dato la possibilità di essere ospiti oggi, soprattutto di avere registrato per noi quel bellissimo video che incita alla prevenzione alle proprie donne, quindi per Natale regalatevi la prevenzione, perché per noi è molto importante arrivare prima per poter continuare a vivere. Potevamo farlo un po' meglio il video, però voglio dire, passiamo, si sono impegnati ragazze, quindi. Inoltre tutto ci hanno anche firmato delle magliette, se qualcuno le vorrà potrà contattarci che noi le teniamo sacre, per chi le vuole però gliele daremo a fronte di una bella offerta per sostenerci. Siamo sempre alla ricerca di sponsor proprio per raccogliere fondi, questa è la cosa più importante, per poter donare delle visite ed ecografie gratuite alla fascia di età di donne che non rientrano nello screening regionale Lombardia, quindi dai 35 ai 49 anni. Quindi se ci vedete in giro, banchetti, convegni, promozioni che facciamo, è per questo motivo, quindi potete sostenerci con un'offerta o anche associandovi facendo una tessera al costo di 10 euro. Chiarissimo, per tutte le altre informazioni cuoredidonna.it. Grazie Angela, ciao ciao. Arrivederci, ciao, grazie a tutti.